parti e rimane parte. Cioè, se ti sto dicendo che parte, no? E poi non. Ma non va, che non ce la faccio più. Gaeta, chi parte sa da che cosa fugge, ma non sa che cosa cerca. Grazie, bello, so. L'hai fatto tu? Pare scemo tu, invece. L'Italia è il posto da cui oggi forse è più facile aver voglia di andare via, però è anche uno dei posti del mondo, diciamo, per cui è più un peccato voler andare via. L'Italia mi ha costretto ad andarmene e questo non glielo perdonerò mai. Che effettivamente sì, mi potevo accontentare della luce, delle cose che ci sono, però non mi ero fuggito. A Bari lavoravo, ma non guadagnavo un cazzo, si può dire. Alcune persone mi hanno detto che forse sono stata un po' vigliacca ad andarmene, perché ho preferito cercare la strada più semplice scappando dalle difficoltà, ma per me non è così. Un giorno stavo disegnando, stavo ascoltando Puccini, ho sentito 2 anni dopo, ed erano quasi 2 anni dalla mia laurea, mi sono reso conto che non avevo combinato niente dalla mia laurea. Ho fatto il biglietto in giro di una settimana, stavo in Francia. Partire è una sconfitta non tanto per chi parte, è una sconfitta per chi resta e magari ha costretto gli altri a partire. Voilà, c'è un senso della civiltà che l'Italia non c'è. In Italia è difficile valutare il merito, passa in secondo piano, perché ci sono una serie di altre priorità che sono la tua disponibilità a essere presente nei colloqui, a dare passaggi, ad andare a prendere all'aeroporto le persone che vengono, a correggere le bozze, può durare anni, anni e anni. Sinceramente ho preferito partire e ricominciare tutto da capo. Ed è dura. L'ottimismo è fondamentale. Essere in un altro paese, essere lontano da casa, ti può mettere molto in difficoltà. Questa è una bella domanda. Quando sono arrivata, non lavoravo, ero solo arrivata qua, solo il fatto di risiedere qua, avevo un aiuto per la casa. E quando ho cominciato a lavoricchiare, mi hanno aumentato l'aiuto finanziario per la casa e non ero nessuno. L'Italia non sostiene i giovani, è un paese fatto di vecchi dove si investe sui vecchi. Questa è l'Università di Vienna. Gli studenti hanno voluto in qualche modo combattere per il diritto allo studio, per permettere a tutti quanti di studiare, dai più vecchi ai più poveri, e hanno occupato l'aula magna di questo Ateneo. Sono 3 anni che in tutte le facoltà austriache non si pagano le tasse. Guardate l'Italia da Berlino, da Mosca, da Londra, da New York, da Los Angeles. Cercate un lavoro all'estero, non è così difficile farlo. Un genitore ha il diritto di sperare il meglio per il proprio figlio, e se invece è costretto a sperare che il figlio possa andare via, è una sconfitta, non tanto e non solo per il genitore, ma per il paese che l'ha ospitato. Sono un po' prevenuti nei confronti degli italiani, per la storia della nostra politica, per la storia di come sono le persone, tutto quello che arriva attraverso i media dell'Italia, purtroppo sono solo i lati negativi. L'Italia ha tante altre cose bellissime che la gente però non impara a conoscere. Dilige devenir vulgare. Hanno capito. Non vuole perché si diventa volgare. Ci sono sempre pregiudizi. Provi della nostalgia.
nostalgia, ci sono delle cose che vengono meno, perché in Italia cioè, ci sono meno schermi e c'è un rapporto veramente più diretto, quindi puoi veramente... in Italia si tocca molto di più che in Francia. Mi manca il sale del mare, mi manca il sale nella pasta, mi manca il sale della vita, mi manca il modo di essere dell'italiano. È il maschio. Mi manca il maschio italiano, mi manca il suo modo di essere, mi manca la sua, il suo essere attivo. Qui in Austria i ragazzi sono carini, sì, sono dolci, sono gentili, come lui. Ha detto che forse ho conosciuto quelli sbagliati fino ad ora. Salve italiani! Salve, tutto a posto! La prima cosa che mi viene in mente quando penso all'Italia è l'ipocrisia. L'Italia è un paese che proprio non ha la capacità di affrontare la realtà per quella che è. Non so se tornerò in Italia, ma vorrei che i miei figli fossero italiani. Penso che non me ne andrò, pur non avendo tutte le risposte che servono per rimanere. Non mi immagino per sempre qua, perché mi immagino sempre italiana. L'Italia, vista da un italiano all'estero, è un paese meraviglioso ed è un paese dove uno se ne deve andare, ma assolutamente tornare. Per il momento io non vedo come... praticamente, materialmente potrei tornare, cioè io tornerei.